Gaetano Monachello, che abbiamo in diretta ai microfoni di Radio Sportiva. Salve, buona giornata a tutti. Allora, Gaetano, vogliamo parlare del gesto per fare chiarezza, perché no, ci sono state varie interpretazioni dopo il gol di domenica. È un gesto verso i miei compagni, quelli che spesso stanno fuori, magari che non giocano, però, e quindi io ero con loro perché mi hanno detto che se entravo avessi fatto gol e se fossi entrato, e quindi era per loro. Poi c'era anche mio padre in tribuna, quindi io era più una carica, non capisco perché ogni volta bisogna puntare il dito verso di me contro il mister, perché io col mister non ce l'ho. Avevo sbagliato in passato con l'Ascoli, ma non nei confronti del mister, è una rabbia nei miei confronti, come avevo già detto, perché ci teniamo tanto a quella partita con l'Ascoli, perché per me era importante, quindi ero un po' nervoso, ma non ce l'ho col mister, solamente che sei una brava persona, ogni volta cercano sempre di darmi delle colpe, ma per creare dei casini o per mettere nei casini me col mister, ma non è così, io cerco di dare una mano quando venissi chiamato in causa, e quindi spero che lo capiscano, che sia così, perché mi dà fastidio la mattina magari leggere delle cose e avere dei problemi, ogni volta non capisco questa cosa, quindi spero che sia finita lì. Abbiamo fatto chiarezza, insomma, su questo gesto. Per lei è una bella opportunità, no, giocare con il 4-3-1-2, due attaccanti? No, diciamo che stiamo provando diverse tipologie, perché dobbiamo rialzarci, siamo forti come ho già detto, quindi vedremo quando il mister decide di mandarmi in campo, cerco di dare il massimo come l'ultima partita, quindi sono carico, aspetto le scelte del mister, come sempre il mister valuta la settimana e poi farà delle scelte sicuramente il sabato, il giorno prima della partita sapremo di più. Grazie. Grazie a voi per questa cosa, perché ci tenevo tanto, perché non vorrei che ogni volta si portasse dito verso di me senza alcun motivo, quindi grazie mille e forza Pescara sempre. Grazie a Gaetano Monachello. La linea può tornare allo studio centrale.